Buonasera, in diretta dal circuito del Mutmelova, in scena è tutto pronto per dare il via al secondo round del Prime League Ultimate Showdown dell'edizione su Formula 1 2019. Rapidamente in questa sorta di highlights che vedrete, non sappiamo bene quando in realtà, dalla cabina di commento Raffaele Lelli per i più eroici, coadiuvato dal commento tecnico e soprattutto i ricordi, magari che potremmo permetterci di avere in questa serata, del buon Antonio Ternino in arte talza. Ciao Anto. Ciao Ciao Raffa, Raffa, buonasera a buonasera a tutti. tutti. Ed ovviamente presente anche l'organizzatore di questo molto molto amichevole evento, anche se sempre più competitivo nel corso degli anni, il buon Lopeschi88, Lorenzo Tamorri. Ciao Raffaele, Ciao Raffaele, buonasera a buonasera a tutti. tutti. Molto bene, quindi la classifica che vedete in sovrimpressione sulla sinistra dopo i 18 minuti di qualifica vede Andrea 26 che scatterà dalla prima posizione davanti a Stefano Canino, Luni, Patrick Speri e Mister X. I primi quattro la mescola media. Patrick Speri e Mister X invece differenziano andando con la gomma hard. Il circuito ovviamente è quello del Montmeló, il Catalunya, 4655 metri per 16 curve, estremamente tecnico, insomma, lo conosciamo tutti ampiamente, c'è solo la chicane finale che non ci risulta molto familiare, ma siamo già certi, abbiamo visto, non sono fonti indiscrete dalla beta, ma da quello che abbiamo visto nel gioco ufficiale, nei vari giochi, nei vari trailer che abbiamo visto finora, insomma, dal giro che c'è stato di Sainz, dell'Hotlap di Sainz pubblicato dalla stessa Codemaster, che è stata un po' ridisegnata la chicane finale, molto più fedele alla realtà, quindi per la prossima stagione sarà magari un punto più interessante. Ci siamo con le vetture che si stanno per andare a posizionare sulla griglia di partenza, come detto, solo 6 partecipanti in questa secondo GP, sì, qualcuno si è giocato male la strategia, diciamo, per le presenze, un peccato, soprattutto vedendo quanto bene si stava facendo, si è fatto in occasione del primo GP in Australia. Vedremo poi le successive due gare, quelle che saranno, magari con una prequalifica ancora più tirata, perché forse ci saranno più piloti che vorranno utilizzare lì i loro gettoni. Vedremo quel che ci racconterà il GP di Spagna con le 5 luci allo spegnimento, quindi il via con il secondo round del Premier League Ultimate Showdown che scatta in questo momento. È ottimo, come sempre, lo scatto di Andrea 26, è rimasto letteralmente piantato. Slam che viene già sopravanzato a Stefano Canino. Luni sbanda un po' nella progressione, seconda, terza marcia. Rimane guardingo nelle retrovie Mister X. Si arriva dentro alla staccata di corno 1 con un contatto tra Slam e Patrick Speri. Speriamo non sia volato nessun flap, non abbia riportato nessun danno la vettura di Luni, perdono, non era Stem, era Luni che era andato all'interno nei confronti di Speri, con Speri che in realtà aveva affondato anche una grandissima staccata dall'esterno di curva 1. Prosegue il Luni duello di tra i due traverso. e finisce Mamma in mia, semi persa. testa coda del tutto, retromarcia e riparte in questo momento, quindi scivola in sesta ed ultima posizione. Ringrazio Mister X per, sì, in effetti uno spavento perché era in traiettoria la vettura, però è riuscito a schivarla agilmente il buon Ernesto Coppola. Quindi via libera, c'è un secondo e mezzo di vantaggio Andrea 26 quando si lancia nel rettifilo che poi porta alla staccata del tornantino, l'inizio del tortuosissimo T3 con Banks Abel, Europcar e poi New Holland in uscita dalla chicane, per chiudere quindi questo primo giro con un po' di lotta che, come ci aspettavamo, potrebbe essere lì a centrogruppo tra Stefano Canino, Stem e Patrick Speri, con soprattutto Patrick Speri che in grande spolvero con questa mescola hard. Sì, una Una pessima pessima partenza partenza per per Luni Luni che, che, diciamo, ha diciamo, ha perso perso due due posizioni, posizioni, strano strano anche anche perché perché comunque comunque lui lui partiva su partiva su gomma gomma media media rispetto agli rispetto altri agli altri ragazzi ragazzi dietro che dietro che erano erano su su hard, hard, quindi quindi ci ci si si aspettava aspettava magari magari una una partenza partenza migliore, migliore, invece invece molta, molta, forse forse gomme gomme scaldate scaldate male male durante durante il il giro giro di di formazione, formazione, ha ha avuto avuto molta molta difficoltà a difficoltà a avere avere il il controllo controllo della della vettura, vettura, abbiamo abbiamo visto visto sbandare sbandare sia sia al al via via sia sia nelle nelle curve curve successive successive fino fino poi poi ad ad arrivare arrivare al al testa testa coda, coda, quindi quindi adesso adesso dovrà dovrà recuperare recuperare 6 6 secondi secondi e e mezzo mezzo su su Mister Mister X, X, vedremo vedremo come come riuscirà riuscirà ad ad evolvere evolvere la la sua sua gara. gara. Intanto credo che i distacchi non siano esattamente ben sincronizzati, poiché Andrea 26 adesso mi viene segnato a 9 decimi, quando in realtà ha molto di più, credo anche 2 secondi. Sul rettifilo principale eravamo arrivati addirittura a 4 decimi. Dico, no, sta andando Dalla mappa bene lo vedo Stefano. molto Sì, lontano, quindi sembra abbastanza strano. sta andando Abbastanza stranamente. Sta andando bene Stefano, però mi sembrava un po' troppo, tant'è che lo stesso Stem non è a 6, lo stesso Patrick non è a 6 decimi da Stem, quindi ci affidiamo a quello che vediamo in pista per il momento, un po' le classifiche, nonostante siamo alla fine del gioco e uno dice vabbè dai, se è alla fine dovrebbe almeno funzionare, un tanto grande sovrasterzo per Stem, Sì. dovrebbe funzionare qualcosa e invece non, beh, niente proprio, ci danno un saluto, un arrivederci al 2020 Eh sì, con bug sempre speranze nuovi. nuove. Però si Tanto i impegnano. piloti che Piloti si che si vanno vanno sgranando sgranando molto, molto, quindi quindi diciamo diciamo adesso adesso andranno a andranno a fare un fare po' un di po' di passo passo gara. gara. Di Donato.
Esce bene Quistam verso la Kamsa in pieno, leggermente si alza solo un attimo il piede all'acceleratore per uscire fortissimo la Kamsa, arrivare alla staccata del tornantino. Si fa vedere Snam negli specchietti. Stefano Canino che aveva anche commesso un errore, ne commette un altro andando largo qui in percorrenza. E poi la trazione, il T3 non concede molto e non consente, se non magari qualche follia qui alla Che staccata della chicane. Canino lo conosciamo bene, l'abbiamo visto anche in Australia difendersi egregiamente dai tentativi di attacco dei piloti dietro, quindi potrebbe essere una brutta gatta da pelare per Slam. Con il DRS potrebbe inventarsi qualcosa il buon Simone, che allora va a spalancare l'ala mobile, si fa vedere negli specchietti Stefano Canino che difende la traiettoria ideale. Allora dall'interno Stam va profondo in staccata e così non perde nemmeno il punto di corda, tenta un incrocio eventualmente Stefano Canino, ma poco da inventarsi. La 95 si piazza davanti alla 41, sale in seconda posizione Stam, scivola in terza Stefano Canino, ancora guardingo Patrick Speri con la mescola hard. Mister X non sembra il Mister X che conosciamo, forse non ha aiutato anche il passaggio tra i vari tra virgolette simulatori che abbiamo vissuto in questo maggio tra GT Sport e Formula 1. Forse non è arrivato preparato nel migliore dei modi. Lì davanti continua comunque a scappare invece Andrea 26, vice campione nella Sport di questa stagione, 5 secondi e mezzo ormai di vantaggio nei confronti di Stam con la stessa mescola. Sembra già una seria ipoteca sulla gara. Cioè, Oh, oh, bandiere Mister gialle X. del T3, No, terzo no, giro. testa gola per Mister X. Proprio in uscita dal La divano. corsa, sì. In uscita sul rettilineo principale. Gommarde che non aiuta, soprattutto inizio gara con macchina pesante. Allora, Passaloni scivola in sesta piazza del buon Ernesto Coppola. Difficile per lui trovare il modo di risalire. Come detto, invece, in precedenza sta risalendo alla grande con questa hard. Invece, Patrick Speri dimostra di averla preparata bene almeno la strategia questa prima parte di gara con la mescola hard, e ovviamente quindi quando gli altri andranno a montare lui invece avrà il vantaggio della mescola con la gomma media, il che lo potrebbe già mettere tra virgolette facilmente davanti a Stefano Canino. Vedremo se gli consentirà anche di rientrare nei confronti di Stam, che invece accusa 6 secondi dalla vetta di Andrea 26 quando siamo quasi verso la chiusura del quinto giro. Arriva velocissimo Patrick Speri verso la staccata di curva 1 con Stefano Canino che tenta di resistere all'esterno, ma è molto profonda, molto precisa soprattutto la staccata di Patrick Speri, che con la sua tricolor bianca, rossa e nera riesce ad ottenere la terza posizione, come detto, con la mescola hard. Quindi sta facendo davvero un ottimo primo stint di gara, poco meno di 4 secondi adesso dalla seconda posizione di Stam, che con questa media al settimo giro, alla settima tornata, potrebbe iniziare a soffrire. Ovviamente continua a soffrire sul passo gara nei confronti di uno scatenatissimo Andre 26 in quarta piazza, quindi è scivolato fuori dal podio Stefano Canino, quinta per Luni dopo quel testo del primo giro. Continuano le difficoltà invece per Mister X in sesta ed ultima posizione con una vettura un po' troppo sbarazzina, forse il setup, forse come detto il feeling con il tra virgolette simulatore che non gli sta consentendo di esprimere tutto il suo potenziale. Resta lì Canino, però qui nel misto si inizia a vedere la sofferenza che sta avendo la sua mescola media più Canino soggetta anche all'usura. sfortunato perché Patrick nei primissimi giri è rimasto tranquillo dietro a farsi trenare col DRS anche intelligentemente perché ovviamente con la sua mescola più lenta aveva bisogno di rimanere al traino di qualcuno. Adesso che Canino invece è dietro è lui che in questo momento magari paga un po' di più, tipo danneggiato il DRS perché nella tornata precedente abbiamo visto non aprirlo. Nel rettilineo dietro Patrick, quindi adesso magari farà un po' fatica a mantenere la coda, infatti credo che sia già fuori dalla portata del DRS. Sì, 1,88. Eh Stop. sì, abbiamo Andre che entra in box, è il primo che fa la sosta. Molto probabilmente allora per quasi sicuramente immagino per switchare alla mescola hard, oppure se vuole permettersi una doppia rossa per fare anche il giro veloce. Sarebbe molto interessante come strategia mettere una doppia rossa, ma vediamo una hard pronta. Io sinceramente forse considerando anche gli 11 secondi di vantaggio rifilati a Stam su pari di mescola, forse una doppia sosta l'avrei fatta, anche proprio per il discorso giro veloce, che comunque sono punti importanti. Magari si fermerà all'ultimo, negli ultimi giri, se vede che hanno abbastanza margine. Sarebbe stato più divertente, in effetti, una doppia rossa, anche per mischiare un po' le carte. Va dentro quindi anche Stefano Canino, anche per lui la hard. Luni che però era su hard. Ah no, Luni era su media in partenza. Scusate, ricordavo male perché si è girato, giustamente. E allora prosegue Stam, ovviamente Patrick Speri con la mescola hard. Andrea 26 ha montato anche lui la gomma hard. Sull'hard troviamo anche
Mister X, l'unico rimasto quindi con la mescola media. Estem, che ancora non si è fermato, va dentro alla campsite in questo momento. Sdem si vuole godere un giro in testa in questo momento. Beh, se non si ferma lo chiude a livello per le statistiche, vale. Non sarebbe pole, vittoria, hat-trick o eventuale anche giro veloce per Andrea 26. Comunque non lo sarà lo stesso perché c'è Patrick che sicuramente il giro lo chiude, Ah, eh sì, quindi. allora niente. È saltato. E infatti Sdem è in box anche lui. C'è il muretto insidioso all'ingresso della pit lane. Attenzione perché Sdem in gara 1 in Australia è stato abbastanza frizzante quel box, quindi. Media Lui la per media lui. di nuovo. Media soft, quindi. Quindi Sdem ci va a dare qualche soddisfazione. Questa gara va a fare una strategia diversa. Forse magari una doppia soft avrei azzardato, ma non so se magari non ci arriva con una doppia rossa a fine gara, quindi magari Difficilmente. si sta tenendo lo shot finale di 5-6 giri con gomma soft per cercare l'attacco a giro veloce. È una mossa che lo espone più alla risalita di Patrick, però fare due soste Io quando sì, Patrick ha questo temo proprio ritmo. quello. Temo perché ovviamente Patrick, il mio rivale storico, penso che questa sera arriverà secondo, quindi per l'ennesima volta me lo vedrò davanti in classifica e va bene, ormai abbiamo fatto. Intanto arrivano anche i primi 3 secondi di penalità della gara, almeno per le penalità, pochi però puliti, e arrivano per Luni con questi 3 secondi. L'unico che quindi non si è ancora fermato è Mister X insieme a Patrick Sperry, quindi gli unici due che Attenzione molto perché Luni probabilmente sta vincono. risalendo su Canino, eh? Sta risalendo, si era ha guadagnato molto dopo gli Dopo gli errori errori all'inizio, all'inizio, perché adesso è adesso è proprio proprio a un a un secondo e secondo e mezzo mezzo circa circa da da Stefano. Stefano. La vede bene la sagoma, ma si vede bene che sì, per quanto è gialla la vettura di Stefano. Livrea, c'è anche il contest per le livree, Lore comunque. Eh sì, infatti ne Infatti stavamo stavo parlando parlando prima. prima. A telecamere Telecamere spente, spente, diciamo diciamo così, così, e abbiamo abbiamo Sdem Sdem che che sembrerebbe sembrerebbe aver aver cambiato cambiato livrea livrea rispetto rispetto alla alla prima prima gara gara in in Australia. Australia, Adesso adesso ha ha messo messo una una sorta sorta di di livrea livrea inversa inversa rispetto a rispetto a quella quella di di Canino, Canino, perché perché sono sono veramente veramente molto molto simili. simili. Magari Magari quella quella di di Stefano è Stefano è un un pochino pochino più più tendente tendente al al rosso, rosso, mentre mentre quella quella di di Sdem Sdem è è un un pochino pochino più più gialla, gialla, ma ma veramente veramente molto molto simili. simili. Sembrano Sembrano quasi quasi dello dello stesso stesso team. team. Per Per gli gli altri, altri, la la mia mia personalissima personalissima classifica classifica per per questa questa sera sera vede vede Andrea Andrea 26 26 spiccare spiccare assolutamente. assolutamente. E E al al secondo secondo posto posto quella quella di di Patrick. Patrick. Beh, Andrea ovviamente è arancione, c'è cioè l'arancione, ti pare che non ci piace? Beh, sì. Per forza, Bella quella per Patrick, io in precedenza, sempre al microfono spegni, segnalavo l'idea di Ernesto, sì della livrea che è una delle basilari, però di abbinarci il casco, sempre con il richiamo ai colori della bandiera americana per lui. Anto, quale preferisci invece? Beh, allora, sempre parlando di richiami col cuore. Stefano Canino per i colori della sua città, però per bellezza mia personale preferisco quella di Aspetta, Andrea aspetta, 26. città che Città è? che è? Catanzaro. Oh. No, questo non sei grande se dico la tua città. Eh sì, te l'ho detto apposta. Ti volevo Volevo mettere in mettere in difficoltà, difficoltà, ma ma ne sei sei uscito uscito bene. bene. Intanto Andrea Intanto giro Andrea, giro veloce, veloce, è il è il secondo secondo di di fila. fila. Occhio Ah sì, no, sì, perché già sono li sei devo fare. decimi, eh. Sì, lì Andrea 26 va ad azionare il DRS, l'arancionissima marchiata Repsol, chiamiamola così, visto che c'è proprio curva 4, magari potrebbe essere esattamente curva 4 la Repsol, un luogo di attacco, curva 1 procede indenne la Elf, richiamo di curva 2 verso sinistra, la lunghissima curva 3 la Renault verso destra e si arriva proprio tra pochissimo all'inizio del secondo settore, eccola qui sulla fotocellula che sancisce la fine del primo settore alla Repsol, curva 4 invece non arriva all'attacco, esce abbastanza forte. Andrea 26 nei confronti di Patrick Sperry, ovviamente differenza di vita della mescola, 17 giri percorsi da Patrick Sperry con questa gomma contro i soli 4 di Andrea 26 che trova una grande trazione verso curva 6 e si butta dentro in salita, non un punto Questo è proprio facile. il classico Patrick Sperry, eh? Eh Zero sì. rischi, cioè l'abbiamo proprio visto a un Abbiamo certo proprio punto visto quando ha quando ha visto visto il il musetto musetto di di Andrea Andrea 26 ha 26 e ha detto detto vai vai vai, vai, io io proprio proprio non non ne ne voglio voglio sapere sapere niente. niente. Non un punto facile però, quindi come suggerito dal buon, come analizzato dal buon Lore, un Patrick Sperry molto saggio nel dire ok, vai te, non. Ci pensavamo si potesse giocare qualche carta, però tutto sommato Andrea 26 è Patrick un c'ha pazzo la visione incredibile. di gara, Gara, diciamo, diciamo, del del pilota pilota maturo. maturo.
Lui sa che in questo momento lui non è in battaglia con Andre, quindi non ha senso per lui. Intanto rientra Patrick e Box. Poi non ti si rispetto. In bagarre con Andre 26, non si sta giocando la gara con lui, non ha senso perdere tempo per battagliare con la Repsol, come l'hai chiamata te. Forse poteva fare un altro giro perché aveva il DRS di Andre 26 e comunque una chiamata un po' in anticipo rispetto a quanto ci aspettavamo, che gli altri hanno percorso 13-14 giri con la media, lui dovrà fare 15. Con lo scarico di carburante si può fare, perché da, però forse quel DRS in più particolarmente anticipata, sì, tra l'altro magari poteva provare appunto col DRS a rimanere un po' in scia ad Andre. Quindi... attenzione perché Mister X sta arrivando proprio in questo momento, potrebbe attaccare Patrick. Vicino qui alla 2, quasi a tabularlo anche lui e Stefano Canino, l'abbiamo visti molto vicini con lui, che credo sia riuscito a sopravanzare Stefano Canino, sì, quindi sì. Definitivamente chiusa la risalita almeno nei confronti di Stefano Canino per lui. Qualche scattino di lag invece per Mister X, che deve cedere alla gomma media, soprattutto nuova, di attenzione perché la risalita di Luni in ottica Canino potrebbe mettere in pericolo anche Patrick Sdem, perché ricordiamo che Canino era l'ultimo del trenino dei tre che stavano giocandosi le posizioni del podio, e Luni è risalito molto su Canino, quindi potrebbe andare a insidiare anche gli altri due nelle prossime tornate. Mister X si ferma, era l'ultimo che mancava nella lista. Vediamo che strategia andrà a fare, magari visto che comunque sta in ultima posizione abbastanza indietro, potrebbe optare per una strategia un po' più d'attacco, vediamo, media, chissà se si fermerà negli ultimi giri per provare il giro veloce a questo punto. Se gira Luni, attenzione, la perde in uscita sul rettilineo principale e rompe anche l'alettone, quindi gara pesantemente compromessa per lui. Stefano Canino si riprende la posizione, probabilmente anche Mister X lo sovravanzerà a questo punto. È un errore abbastanza pesante questo, perché costa parecchi punti. Stava risalendo abbastanza bene sui piloti davanti, quindi poteva andarsi a giocare le posizioni del podio, invece adesso tutto da rifare. Tanti detriti prontamente rimossi dai Marshall spagnoli, un luogo dove non è la prima volta che purtroppo abbiamo visto Luni andare a muro, stavolta con un errore, la scorsa un errore ancora più grave. Corsi e ricorsi storici, insomma. Credo che comunque il problema sia stato del volante, perché ho visto dei movimenti parecchio strani mentre era in ghiaia. Sta vedendo anche adesso che non, vabbè, diciamo che adesso magari è senza, no, non è completamente senza ala, ma quasi, diciamo che è un danno abbastanza pesante, anche con danni completi è un danno che si fa sentire questo. Vedo però, infatti, come suggeriva Anto, vedo in fase di accelerazione degli sfarfallamenti strani, quindi non vorrei che magari sia proprio un problema al device. Siamo davvero a fine stagione anche per i volanti. Sono arrivati. È nuovo. Apposta allora. No, vabbè, magari sono io che vedo male. Vabbè, diciamo che anche arrivando sesto con distacco, doppiato eccetera, comunque questa è una gara che a livello di campionato ovviamente a tutti i piloti conviene portare a termine. Abbiamo visto in gara 1 come ad esempio c'è stato il ritiro di Movians e di F nelle ultimissime tornate. E Movians è andato a punti perché si è ritirato esattamente pochi metri dopo aver completato il 90%, mi sembra, più uno dei giri richiesti, mentre F, che si era ritirato il giro prima con le stesse modalità, non è andato a punti, nonostante in realtà praticamente tutti sarebbero andati a punti arrivando a fine gara. Quindi ovviamente la raccomandazione è sempre quella di arrivare alla fine, anche se la gara ormai è andata, perché comunque qui si sta giocando la sesta posizione, che sono comunque tanti punti. Oh, Luni a muro Luni, molto violento l'impatto, anche bruttino dalle telecamere, dalla Repsol. È sembrato Kovalainen, se non vado errato, gli si era rotta lui la sospensione sinistra ed era andato dritto sotto le barriere, che anche quello fu un momento di panico. Ricordo fosse una McLaren, non credo Hamilton mi pare al Nürburgring, alla Schumacher. Andò sopra le barriere perché c'era un salto lì nella via di fuga e si impuntò proprio con il muso sopra le barriere. Invece mi pare che Kovalainen fosse a fare un incidente molto molto simile, violento l'impatto per Luni, ha tenuto ancora
la sospensione sinistra, quindi per lui prosegue la serata molto molto difficile, come rifletteva il buon Anto, con il volante, mi pare, con no, l'acceleratore. No, tutti e due, vedo dei movimenti parecchio strani, non so, penso sia un problema, infatti sì, parcheggio per evitare di tirare il calcio. Credo che siano dei problemi riguardanti il volante, forse mancanza di force feedback, non lo so. E allora di nuovo i box aloni per sostituire l'ennesima ala, la seconda. Una serata davvero difficile per lui. Lì davanti, quando mancano 8-9 tornate al termine, prosegue l'arancionissima monoposto di Andre 26 con 15 secondi di vantaggio nei confronti di Stem, che a 9 circa, per la precisione 8 secondi e 6 secondi di vantaggio, e 8 e mezzo. Ricordiamo una cosa importante, esatto, che Stem si dovrà fermare ancora. E quindi virtualmente 24 secondi mi pare per la sosta, e quindi diciamo 16 secondi tra di loro ci potrebbero essere, con uno Stem che forse andrà sulla rossa a caccia del giro veloce e magari a caccia di Patrick per dare un po' più di pepe a questo finale di gara. Eh sì, e potremmo vedere anche un Andre 26 fare la stessa identica cosa, ovvero appunto fermarsi per montare una soft, quindi ci sarà, diciamo così, una sorta di qualifica negli ultimi giri per giocarsi quei punti che vale il giro veloce, con Stem che però non dovrà solo puntare a quello ma anche recuperare il secondo posto, perché questa strategia un pochino pazzerella, diciamo, che ha deciso di fare, potrebbe costargli più punti di quelli del che vale il giro veloce. Cioè sul rettilineo adesso lui c'ha palesemente problemi. C'ha palesemente problemi perché non ha neanche velocità di punto sul dritto. Fortuna al costing, al doppiaggio anche. Insomma, fortuna sì, qualcosa. Mannaggia. Molto molto complicata. Complicato. Proseguo della serata per lui e Box Stem si muove un po'. La strategia passa quindi pari spari in questo momento in seconda posizione. Vedremo quanto margine avrà Stem, mi sembrano tanti, anche più di 16 secondi. Stem non ha fatto un buon passo con lo stint di medie, Patrick comunque non ha perso molto terreno e quindi adesso per Stem sarà molto difficile riuscire a recuperare il secondo posto. No, invece sono meno di 16, almeno in questo momento ci viene segnalato 12 secondi e 661 millesimi da dover recuperare con una rossa. Esatto, mi sembra un po' di no. 25 secondi invece dalla vetta tra... per Patrick Speri nei confronti di Andre 26, il che, come detto, potrebbe permettere ad Andre 26 una sosta sulla gomma rossa e puntare anche lui alla tornata più veloce, a parziali record, direbbe il suo maestro. Sì, adesso Andre 26 ha 26 secondi, più coincidenza di così non si può, quindi spero che si fermi per cercare di battagliarsi il giro veloce con Stem. Va ad iniziare il 31esimo giro, Andrea Belfiore, Fitandre 26, qui in Spagna, secondo round con il Premier League Ultimate Showdown. Ancora un enorme vantaggio, 28 secondi nei confronti di Patrick Speri, il che quindi gli, come già detto, gli permettono di tenere aperta una finestra per poter potersi fermare, montare la mescola rossa e tentare l'assalto al giro veloce. Sta volando anche Stem, 7 secondi ed 8 il boost della gomma in queste primissime tornate è davvero elevato, vedremo se basteranno ancora 3 giri per lui di spinta, ma su una pista che richiede molto allo pneumatico, soprattutto alle temperature della carcassa, dell'interno della gomma, e quindi non è facile per Stem riuscire a recuperare nei confronti di Speri. Poi, come spesso si dice, un conto è prenderlo, tutt'altra storia e poi superarlo. Quindi è complicata la risalita alla seconda posizione per Stem. Si rifletteva anche per una possibile sosta per Mr. X, visto che si è fermato lui, e quindi per Mr. X c'è il tempo tecnico per potersi fermare, andare a montare la rossa. Fermandosi Mr. X si potrebbe fermare anche Canino. Insomma, 5 piloti noi ci aspettiamo di vedere sulla gomma rossa. Potremmo vedere la gomma rossa nel finale. Continua, quindi non cercherà l'attacco al giro veloce. Questa è una decisione probabilmente più di garanzia di portare a casa un primo posto che ovviamente vale molto di più rispetto a un eventuale giro veloce. Certo è che con il vantaggio che aveva poteva provare anche questa carta per portare a casa. E allora nella Spagna, che tanto gli è stata cara in quest'annata, gli è arrivato dove ha trovato la gioia del primo successo in Sport League, ovviamente
contro a mostri sacri, insomma, di questa stagione dove Powers, Crax è stata davvero una grande stagione per lui. Pole e vittoria in questa annata, come detto, qui in Spagna. Nelle altre competizioni l'anno scorso arrivò in ritardo nella Sport del 2017, non brillò, mentre ottenne la seconda posizione nella Premier League del 2016, che quindi è stata anche l'unica presenza al suo anno di esordio qui su Formula Talent Team, su gomme intermedie, e poi ottenne in realtà la quarta posizione sotto la bandiera a scacchi. Adesso ora ad affrontare il tortuoso T3, mentre è sotto il muro, la soglia dei 6 secondi in questo momento Stam nei confronti di Paris Perry, ma risulta ancora complicata la risalita, poiché è rimasto per loro ancora un giro e mezzo, poiché Andrea 26 in effetti eravamo con lui con le telecamere, stava per iniziare l'ultimo giro, mentre per Stam c'è ancora mezzo circuito dove potrebbe recuperare ancora qualcosina, ma poi 5 secondi all'ultimo giro sono davvero tanti, soprattutto contro un padre che credo si sia messo anche in gestione sereno, poiché nei giri precedenti perdeva molto meno rispetto ad Andrea 26, soprattutto grazie alla gomma, insomma, per padre che c'è la media, mentre l'hard per Andrea 26, ma comunque la stava facendo fruttare davvero E bene poi padre. Patrick ha anticipato molto la sosta, quindi adesso avrà sicuramente una gomma abbastanza usurata, però c'è da dire che sicuramente qua il problema principale è stata la strategia di Stam, che poteva andare un po' più sul sicuro e portare a casa il secondo posto, invece ha azzardato un po' troppo e sì, giro veloce per ora lo detiene lui, ma ha perso molti punti con questa scelta. E allora on board con Andrea 26 che va alla Kamsa, alza solo un attimino il piede all'ingresso di curva 9, poi di nuovo farfalla spalancata al massimo, stacca del tornantino di curva 10, la 11, la 12 e poi la 13 per l'ultima volta a percorrere il tortuoso T3 del circuito del Montmeló qui in Catalogna, in Spagna. Andrea 26 eccezionale, superba la sua prestazione e la sua velocità, messa in mostra, si candida anche lui seriamente alla possibilità di vincere questo Premier League Ultimate Showdown edizione 2019. Lo fa vincendo la sua prima apparizione in questa competizione qui in Spagna. Aspettiamo quindi Patrick Speri al secondo posto con sì 32 secondi dalla vetta, ma è dalla vetta di un vicecampione Sport League in una stagione che è stata molto elevata come livello per quanto riguarda la categoria al 50%, con Andrea 26 se l'ha vista con Dovi Power, insomma due piloti di un livello eccezionale, quindi per Patrick va, anzi è stata ottima la risalita, perché partiva quinto se non vado errato con la gomma hard, quindi lucido, ha deciso di fare quella strategia, è stato bravissimo soprattutto nei primi giri, ottiene quindi un Gran gara di eccezionale, Patrick. grandissimo secondo posto per lui. Stam poco lucido nelle scelte strategiche, ottima la velocità in pista, da rivedere ancora una volta un pochino dal punto di vista strategico. Terzo posto comunque per Stam, che ottiene il podio. Quarta posizione per Stefano Canino, che sembrava avere tanto potenziale, poi forse si è perso con l'usura. Uno dei pochi paddisti attivi ancora qui su Formula Italia Team. Ha preso bandiera anche Mister X in quinta posizione. Era già transitato sotto la bandiera a scacchi doppiato Loni, che con davvero tante tante difficoltà, fin dal primissimo giro, è riuscito però almeno a portarla sotto la bandiera a scacchi. Festeggia quindi Andre 26 davanti a Patrick Speri e Stam in questo secondo appuntamento con il Premier League Ultimate Showdown. Champagne per loro tre. Come detto, si è stati in pochi in questa sera, ma io credo che adesso sarà una grande prequalifica per il proseguo di questo campionato internos tra i ragazzi della Premier League, proseguo che li porterà il 4 di giugno in Germania, mentre l'8 di giugno invece in Belgio per il round finale. Appuntamento anche con la Formula Open il 3 di giugno con il GP d'Australia. Sì, nel GP d'Australia già previsto anche un altro appuntamento con la Open per il 17. Non ho ancora comunicato il circuito, e poi è finalmente finito il calendario. Arriva Sì, anche perché poi l'estate. inizia quello dopo. Ok, giusto. Molto bene, quindi io ringrazio il buon Antonio Ternino in Arte Talks per averci aiutato in questo, chiamiamolo esperimento, dai. Questa è Lights della Da gara. Grazie a Lights in Lights in diretta, diretta, ecco, ecco. mettiamola così. Da dirlo, non stiamo ricommentando questa volta. No, no, no. Grazie Raffa, grazie a tutti. Grazie anche invece all'organizzatore, il portavoce, il nonno della Prime, Lorenzo Damorri, Lopeschi.
È stato un peccato che questa sera c'erano veramente pochi piloti in pista, poi altro peccato sul peccato il fatto che sia venuto a mancare a pochi minuti proprio dal via della gara la presenza di Tom Kestrel, che sicuramente avrebbe messo un po' più di pepe quest'oggi in pista, però a parte questo comunque siamo qua per divertirci, quindi speriamo che insomma nelle prossime gare ci sia un po' più di partecipazione. Alla prossima. Molto bene, grazie mille per averci seguito anche in questa serata. Appuntamento con i prossimi round del Premier League Ultimate Showdown il 4 di giugno in Germania. Mi raccomando, Anna presto, solo se fit non è live. Ciao 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 ciao.